Ciao Romano, benvenuta per iscritto. Ciao a te. Romano, due parole per presentarti. Tu hai un'esperienza ormai ultraventennale nel campo del management, della moda e dei prodotti lifestyle. Sei docente di marketing e retailing all'Università di Padova e dirigi anche il Master in Retail, Management e Marketing alla Fondazione Quoa Business School. Sei anche l'autore di un libro che è giunto alla terza edizione, quindi ha avuto, direi, proprio il suo successo, e che si intitola Marketing della moda e dei prodotti lifestyle, edito da Carocci. Cominciamo allora questa nostra chiacchierata parlando appunto del mercato della moda, del lusso, del lifestyle, che sicuramente ha un ruolo molto importante nella nostra economia, ma non solo, chiaramente anche in quella mondiale. Si tratta però di un settore che negli ultimi tempi ha subito dei cambiamenti importanti, un'evoluzione, direi, rispetto al passato, dove forse prevaleva un po' l'ostentazione del lusso. Oggi possiamo dire che c'è una nuova da parte delle persone a questo concetto e in che cosa consiste il lusso? Ecco, hai toccato proprio il tema, secondo me, centrale, e che tra l'altro è stato il motivo in base al quale poi dalla seconda edizione il libro gli abbiamo cambiato il titolo, per cui è figurata di nuovo come una prima. Perché la prima edizione del libro si chiamava proprio Marketing della moda e del lusso, e quando con l'editore abbiamo deciso di riscriverlo nel 2011, l'abbiamo chiamato proprio Marketing della moda e prodotti lifestyle, proprio per segnare questa evoluzione che tu hai sottolineato. Perché il concetto di lusso è sempre stato in passato legato ai prodotti inaccessibili perché molto costosi, e quindi diciamo prodotti acquistati come esibizione di status. Questo in realtà è stato vero sicuramente nel secolo scorso. All'inizio di questo secolo, ancora un po', oggi direi che è definitivamente scomparso, o meglio, scomparso. Ovviamente i consumatori sono tanti, sono diversi, e quindi generalizzare è sempre pericoloso. Diciamo, ci sono nicchie di consumatori che ancora comprano il lusso, soprattutto come ostentazione, ma la maggior parte dei consumatori ha passato questa fase ed è segmento dei consumatori che vede nel lusso, ricerca nel lusso, soprattutto l'eccellenza. Chiaro che poi l'eccellenza spesso comporta anche dei costi alti, e quindi il prodotto di lusso spesso è ancora un prodotto che è anche costoso, ma non è il costo e quindi il prezzo l'elemento chiave per connotare il prodotto di lusso. Su questo, tra l'altro, forse avrai letto anche tu nelle settimane scorse che c'è stato un evento riportato dai giornali legato al vice sindaco, il sindaco di Viareggio, che era quel signore che è entrato in un ristorante che aveva i pantaloni corti, e il ristorante gli ha detto: no, guardi, il dress code mi impedisce. E lui ha detto: ma come? Avevo dei Bermuda che avevo pagato 200 euro. Ma che è proprio significativo, ed è lì è stato sbeffeggiato da tutti sulla rete, non solo, perché quello è proprio significativo di un atteggiamento di lusso ormai superato. No, io ho pagato tanto e quindi è un prodotto dignitoso. Ma oggi è soprattutto l'eccellenza, se l'eccellenza è ottenuta attraverso processi costosi, materiali costosi, o anche un prezzo alto, ma non è il prezzo che fa il prodotto di lusso. Oggi, quando parliamo di strategie di marketing, chiaramente, tutti ormai lo sappiamo, perché una strategia sia efficace veramente deve avere un obiettivo importante che è quello di dare valore alle persone. C'è poco da dire, le persone sono al centro, devono essere al centro e dobbiamo cercare in tutti i modi di dargli valore, utilità, rispetto e queste insomma sono le componenti principali. Quando parliamo però in modo particolare di marketing, quindi del settore del quale tu ti occupi, quindi dei prodotti lifestyle. Come facciamo a progettare una strategia che funzioni, ma soprattutto su quali elementi secondo te è bene basarla? Sì, allora, premetto che ovviamente sono in grado di fornire una formula magica per la strategia di marketing vincente, perché il mercato continua a cambiare, i consumatori cambiano, sono diversi, quindi come abbiamo detto anche prima,
Generalizzare è sempre complicato, però diciamo che l'elemento chiave oggi nella progettazione di una strategia di marketing, soprattutto nel mondo del quale mi occupo io, dei prodotti di lusso lifestyle, è legato all'obiettivo di trasmettere al consumatore un'esperienza gratificante, trasmettergli delle emozioni. Quindi il consumatore oggi ricerca delle emozioni positive. Emozioni positive che sono legate all'esperienza d'acquisto, all'esperienza di consumo, ma anche a quello che lui sa del prodotto e di come è stato realizzato. No, quindi il consumatore prova un'emozione di fronte a un vino particolare nel momento in cui conosce la storia di quel territorio, il tipo di uvaggio che ci sta dietro, ma quindi non solo perché ha preso una bottiglia costosa e non solo perché ha stappato una bottiglia che era buona, ma quindi bisogna emozionare il consumatore a 360 gradi. Una cosa che tra l'altro ha poi come conseguenza molto forte in termini di marketing l'importanza del momento distributivo. E trasmissione anche di quelli che sono poi i valori, no? Di un brand, di una marca, che sono aspetti molto importanti. E un'altra cosa molto importante oggi è anche poi il fatto di dover leggere i dati che riguardano i nostri consumatori. E questo da due punti di vista diversi, sia per diciamo così, avere a disposizione più informazioni possibili per capire esattamente le reali esigenze, i reali bisogni delle persone, quindi cercare poi di farvi fronte il più possibile, ma anche proprio per migliorare la gestione delle relazioni, per la fidelizzazione. E so che esistono delle pratiche di loyalty management e ti volevo chiedere quali sono le più utilizzate oggi e le più efficaci. Beh, hai toccato quello che è uno dei temi centrali oggi del marketing, perché no, tanti dicono siamo entrati nell'era dei big data o big data, a seconda del tipo di pronuncia che vogliamo. Nel senso che oggi per la prima volta abbiamo non solo la disponibilità di una quantità di dati gigantesca sul consumatore, ma anche la capacità di lavorarli. Intanto è una capacità talmente grande, no, che adesso la difficoltà sta nel capire quali sono le azioni manageriali da ricavare da questi dati che io riesco a elaborare. Allora lì il tema di fondo è: attraverso questi dati io devo cercare, che è una cosa che peraltro Amazon è stato un po' il segreto del suo successo fin dalla partenza 20 anni fa, devo cercare di riscoprire la dimensione individuale della relazione col consumatore, farlo sentire in un certo senso unico di fronte all'azienda, ma quindi non farlo sentire un numero, non semplicemente uno come si usava con loyalty management di una volta, che raccoglie i punti, no? E quindi a seconda di quanti punti raccolgo ho un premio maggiore o minore. No, perché lì, diciamo, quella è una logica del loyalty management nella quale comunque io rimango una parte della massa, perché tutti possono raggiungere i 1.000 punti e tutti possono avere il regalo del portafoglio, il portachiave, la pentola, la seconda della retailer. Oggi le strategie cercano invece di recuperare questo rapporto one-to-one che nelle logiche distributive oggi si è perso. E quindi i dati vengono usati proprio per cercare di trasmettere questa emozione. Cito qualche esempio personale, no, delle cose che mi emozionano come consumatore, che sono per me anche best practice. Per esempio, Media World ogni anno, per il mio compleanno, mi fa una sorpresa, sempre diversa, anche se Sephora, peraltro, Sephora mi fa una bella sorpresa anche loro. E questo è una cosa simpatica perché il compleanno intanto non è legato al volume di acquisto, è legato alla vita della persona. E poi questo aspetto dimostra anche che il rapporto evolve in un certo senso da un mero rapporto mercenario della raccogli più punti e quindi ti do più premi, a un rapporto quasi, quasi amicale, se vogliamo dire. No, adesso sto estremizzando, perché è chiaro che non penso che Sephora sia mia amica e mi voglia bene come può volermi. Certo.
Però la logica che ci sta dietro è quella, dire guarda adesso sappiamo le cose di te, facciamo il regalo giusto per te, lo facciamo nel giorno che per te è importante. Oppure un altro esempio, sono andato qualche settimana fa a Parigi e ho fatto il check-in in Hilton, che è la catena che frequento più spesso, e all'arrivo, ero in quell'occasione con mia moglie e anche con mia figlia, il check-in mi ha detto, avevo preso una camera famiglia, e mi ha detto, no, guarda, secondo me voi siete più comodi se avete due camere separate, che così state più larghi. E ho detto, sì, vabbè, cioè adesso costa il doppio, due camere rispetto a uno costa il doppio. Ho detto, no, signora, lei, per noi, la sua loyalty è molto importante, quindi è un piacere offrire la seconda stanza. No, quindi, una piccola sorpresa, basata sul mio storico di cliente, certamente, sul fatto che mi ha visto arrivare con una composizione di gruppo per cui ha immaginato che in quel momento l'offerta della seconda camera fosse il regalo più appropriato. E io devo dire che un'esperienza di questo tipo mi ha molto coinvolto, emozionato. L'importante è proprio questa capacità di usare i dati su una massa di consumatori per trattare ognuno di essi come un individuo, cosa che è sempre più difficile nel sistema economico di oggi con i grandi numeri con i quali hanno a che fare le aziende. Senti, quando parliamo di prodotti di lusso e di lifestyle, chiaramente sia le immagini che i video sono delle risorse molto importanti proprio nel percorso di acquisto dei consumatori. Le aziende quindi devono saper sviluppare all'interno delle proprie strategie queste tipologie di contenuti anche rispetto a quella che è l'esperienza di acquisto online, che ha il suo peso e ne sta acquisendo anche sempre di più col passare del tempo, cercando di rendere effettivamente questi contenuti sempre più dinamici e appetibili. In base alla tua esperienza, Romano, le aziende questo lo hanno compreso realmente e come utilizzano questi strumenti? Sì, oggi direi proprio di sì. Intanto perché, come giustamente ricordavi, essendo aziende del mondo lifestyle, quello che devono trasmettere è appunto l'immagine di uno stile di vita, e quindi è chiaro che i contenuti video aiutano moltissimo da questo punto di vista. I video, tra l'altro, sono oggi fruibili non solo sul web con qualità, perché insomma adesso mi sembra ieri quando caricare un video era un'impresa, no? Oggi invece, salvo imprevisti sulla banda qualche volta, è una cosa che chiunque può godere, addirittura sul suo cellulare, che oggi lo diamo per scontato, ma anche qui una volta il traffico si pagava a volume, quindi... In più c'è anche un'altra caratteristica che ha reso sempre più diffusi i video, il fatto che anche gli schermi di alta qualità oggi costano molto meno, per cui i punti vendita riprendono gli stessi video del web per creare in un certo senso un po' l'aggancio tra i diversi canali e i diversi touch point con i quali il consumatore può interagire con il brand. E casi eccellenti, qui ce n'è tanti in realtà, però diciamo tra i recenti cito i miei due preferiti. Uno è senz'altro Gucci, perché Gucci, io la prima volta che ho visto i prodotti del nuovo ciclo, diciamo, della nuova collezione, ho detto, ma queste cose qui strane, no, per chi sono? Però nel momento in cui li ho visti inseriti nei video, con la musica, con quei richiami agli anni 70 e così via, lì sono diventati prodotti attraenti, aggiornati, perché sono stati collocati all'interno di un contesto ricco di richiami che poi per me parlavano anche alla mia memoria, ma per chi non l'aveva vissuto aiutavano a ricostruire quello che era l'immaginario del brand. E poi l'altro, secondo me molto efficace, è stata la campagna che ha fatto Diesel con la Chapelle, quello diciamo contro i muri col Make Love Not Walls, mi sembra che fosse il claim della campagna, anche quello molto efficace, molto collegato a tutti gli elementi di visual che poi sono stati utilizzati nel punto vendita, molto efficace per far vedere, no, che dietro ai jeans Diesel c'erano anche delle scelte precise anche dal punto di vista politico, se vogliamo, no? Quindi
con quella scelta Diesel ha lanciato anche un messaggio, oltre a dei contenuti video molto accattivanti, molto ben realizzati, quel carro armato multicolore, quei colori dell'arcobaleno, però dietro c'era anche una presa di posizione, una scelta di campo, quindi c'era uno stile di vita che era fatto non solo di bei ragazzi che portano i jeans, ma anche, se vogliamo, di scelte etiche. E a proposito di quello che hai appena detto, no? Quindi ha un impegno politico-sociale, c'è da dire che uno dei valori più importanti oggi, chiaramente sia quando parliamo di esperienza di vita, ma anche di professione, si chiama etica. E c'è da dire che avere un'etica oggi comporta anche un'assunzione di responsabilità, appunto, da parte delle aziende in genere. E in questo senso ci sono dei cambiamenti importanti, no? Perché sempre più aziende sono attente appunto al sociale, al rispetto dell'ambiente, alle condizioni lavorative, come dicevi tu, hai ricordato adesso questo esempio di Diesel, e questo secondo me può avere una notevole influenza nelle scelte del consumatore. Alle volte può essere anche determinante, perché se io penso a due aziende che producono lo stesso prodotto, quindi posso comprarlo indifferentemente da uno o dall'altra, però so che una magari utilizza dei processi di produzione che rispettano l'ambiente, che magari consumano, non so, la metà dell'energia di quello che avviene normalmente, potendo scegliere, scelgo quest'ultima. E da questo punto di vista, tu che cosa ne pensi? Come la vedi? Questa è una delle grandi novità del mondo del lusso degli ultimi lustri. Nel senso che oggi l'informazione circola e il consumatore la chiede, vuole informarsi e vuole capire che processi produttivi stanno dietro il prodotto, se i lavoratori che realizzano quel prodotto sono felici oppure no, okay, che è un aspetto che fino a qualche anno fa nessuno chiedeva. No? Oggi invece il consumatore è sempre più esigente. Tra l'altro, una cosa che mi ha in un certo senso stupito, l'anno scorso è stato in viaggio di lavoro a Giacarta e ho notato che anche lì c'erano nei mall frequentati dai giovani tantissimi richiami al chilometro zero, al local, all'ambiente. E quello mi ha un po' colpito, perché noi eravamo portati a pensare che fosse in un certo senso un vezzo dei paesi occidentali più avanzati, mentre nei paesi, diciamo, delle economie emergenti, comunque vale ancora solo il logo e il consumatore non si pone domande. E lì invece, tra l'altro, ho conosciuto una stilista locale alla quale proprio ho fatto questa domanda, perché ho detto: è vero che è così importante per noi? E lei mi ha detto: guarda, sì, il consumatore, diciamo, della mia età, no, quindi il consumatore maturo, compra ancora in buona parte con logiche vecchie il prodotto purché abbia il brand occidentale, poi altro non gli interessa. I giovani invece sono esattamente come i giovani di Milano, di Londra, di New York, sono attentissimi alle tematiche etiche, quindi se un prodotto è considerato non etico, non lo considerano appetibile. Questa appunto è una novità che è partita dal consumatore e che ha comportato per tutte le aziende il fatto di dover rendere trasparenti le scelte che hanno fatto riguardo alle condizioni di lavoro, all'ambiente e così via. E questo naturalmente è anche un elemento di vantaggio competitivo per le aziende che si sono mosse prima, non? Le grandi gruppi del lusso su questo si sono mossi prima e su questo in parte possono giustificare dei prezzi superiori, che sono anche la conseguenza di alcune scelte di responsabilità sociale che hanno compiuto e che hanno reso trasparenti. Sì, mi viene da pensare anche a Della Valle, che a parte ad essere intervenuto per la ristrutturazione del Colosseo, ma anche recentemente mi sembra che stia per aprire una fabbrica proprio nelle zone colpite dal recente terremoto, quindi ecco. Quindi anche questo è un esempio. Chiaramente qui parliamo di azienda molto grossa, però insomma in proporzione si può capire, insomma, come può funzionare anche questo tipo di intervento, che sicuramente viene poi apprezzato da parte dei consumatori, che si legano ancora di più, credo, alla marca. Sì, certo, qui il tema è proprio collegato a quello che dicevamo prima, no? Se il tema è offrire emozioni, è chiaro che un'emozione positiva non può essere collegata al pensiero che per la scarpa che ho ai piedi un bambino di 7 anni è stato in fabbrica. No, cioè, è una contraddizione. Ma se io voglio un'emozione positiva del consumo del prodotto, il sapere che comunque, no, la mia scarpa è servita a
restaurare il Colosseo piuttosto che a dar lavoro a paesi terremotati, piuttosto, no, tornando a Diesel, che i miei jeans hanno restaurato il ponte di Rialto. No, mi gratifica maggiormente nel momento in cui uso quel determinato prodotto. Certo. Naturalmente qui la strada da fare è ancora molta, anche dal punto di vista dell'informazione del consumatore, della trasparenza. Lì tra l'altro Confindustria Veneto aveva fatto negli anni scorsi un'iniziativa molto interessante, che non so se ti è capitato di intercettare, è stato uno spettacolo teatrale dal titolo Tutto ciò che sto per dirvi è falso, che era incentrato sul fenomeno dei falsi nella moda. E io devo dire che dopo aver visto quello spettacolo teatrale che è stato portato in giro nelle scuole, quindi la finalità educativa, non sarei più in grado di comprare nulla su un marciapiede o una bancarella abusiva, perché mi ha reso consapevole in modo chiaro di come funziona tutto il processo che porta poi al prodotto contraffatto sulle nostre spiagge. Quindi il mercato che c'è ancora, molto discusso, ma secondo me chi ha visto lo spettacolo teatrale, o meglio, chi si è informato su cosa c'è dietro, sicuramente non comprerà più un falso, perché è un prodotto non etico, anche se nel momento può sembrare etico il dare i 10 euro alla persona che le vende sotto il sole. Certo, quindi insomma c'è ancora molto da fare, però qualcosa effettivamente dobbiamo dire che sta cambiando. Però queste aziende sono tutte bravissime, voglio dire, commettono degli errori i manager, i brand, gli imprenditori che operano in questo settore per quanto riguarda il marketing, in che cosa sbagliano di più? Devo dire che l'errore che riscontro più di frequente, non tanto nelle aziende grandissime, ma soprattutto nelle medie e nelle piccole, è la sottovalutazione del momento distributivo. Quindi ci sono molti imprenditori che sono convinti che sia sufficiente avere un prodotto eccellente, giudicato da loro, giudicato dal cliente eccellente, e si dimenticano che la vera criticità è quello di renderlo a disposizione del consumatore nel posto giusto, nel momento giusto, non solo, ma fargli vivere un'esperienza di acquisto che sia gratificante, come abbiamo detto prima. Ma quindi non basta avere un ottimo prodotto e poi sedersi ad aspettare. Non basta nemmeno aprire un sito internet dove magari nessuno ti trova, o magari dove il servizio al cliente poi è scadente, dove ci metto 48 ore per dare una risposta. No, quindi fermarsi al prodotto vuol dire non aver capito che cosa richiede il consumatore oggi. Romano, senti, prima di salutarci io ti vorrei chiedere ancora una cosa a proposito del retail. Io sono andata a curiosare sul tuo blog, che è molto carino, e poi ovviamente inserirò nel mio sito i link, così insomma le persone potranno andare a leggere, ci sono degli articoli molto interessanti, e mi ha colpito un tema che tu hai trattato, lo prendo a prestito diciamo e ti giro la domanda. Qual è secondo te lo stato di salute del retail oggi, in particolare quando parliamo dei piccoli negozi indipendenti, no? Se ne parla tantissimo, tutti chiudono, ha ancora senso? C'è ancora uno spazio per loro? Sì, questo è un bellissimo tema, tra l'altro appunto per me che sono docente di retailing, è uno dei temi centrali ovviamente, perché una cosa è chiara, visto che gli acquisti non stanno crescendo a grandissima velocità, mentre il web cresce, è chiaro che ci sarà una riduzione di punti vendita, perché oggi nel mondo c'è troppa superficie di vendita, quindi è chiaro che ci sarà una selezione. Per chi resterà spazio? Resterà spazio ovviamente per chi nei negozi riuscirà a fare qualcosa che non è possibile realizzare sul web. No, quindi chi riuscirà a puntare sull'esperienza in punto vendita legata all'interazione con le persone. Questo lo può fare la grande catena, ma questo lo può fare anche il piccolo negozio indipendente. No, io il caso che tu probabilmente hai letto e che mi ha fatto riflettere su questo tema era questo negozietto a New York, che è il maggior specialista mondiale di materiale
e vende solo matite tradizionali, ma con un'appassionata che ha creato una vera e propria community di appassionati che vanno lì, che riconoscono le marche, che riconoscono i profumi. E naturalmente lei poi ha collegato al suo negozio anche un sito web attraverso il quale serve anche aziende, un blog sul quale fa cultura della matita, no? Quindi si è inventata un qualcosa che va al di là del singolo negozio che funge da magazzino. Ecco, diciamo che oggi i negozi che svolgono solo una funzione logistica non hanno più ragione d'essere, perché ormai la logistica del web è diventata talmente efficiente che anch'io, se ho finito il dentifricio, mi è più comodo ordinarmelo da Amazon e domani me lo consegnano, così non devo neanche uscire al supermercato. Vado in negozio quando ho bisogno di essere consigliato, quando voglio divertirmi vedendo il prodotto, interagendo col prodotto. Quindi sì, c'è spazio per il retail fisico, ma solo un retail che non si pone in alternativa al web, ma che accetta il fatto che il web c'è, che la logistica passerà, che il magazzino può essere centralizzato, che però ci sono sempre consumatori che apprezzano l'interazione con una persona competente che mi aiuta, che mi consiglia, che mi sorride poi, no? Perché anche quello è un elemento critico. Quindi importanza ovviamente tantissima delle persone e del servizio. Sì, come dicevo all'inizio, dare valore alle persone, quindi due cose diverse e una non esclude l'altra, ecco questo sicuramente. Romano, un'ultimissima cosa, tu come dicevo all'inizio sei un docente, quindi sei abituato a comunicare verbalmente con i tuoi studenti, a confrontarti direttamente con le persone. Com'è stata invece l'esperienza di scrittura del tuo libro? Beh, allora, in realtà nell'Accademia Italiana bisogna prima scrivere che parlare, nel senso che uno prima di diventare docente deve scrivere. Il tema grosso del libro però in realtà è un altro. Il tema del libro è che si trattava di scrivere qualcosa che potesse essere letto da migliaia di persone. E questo è stato un po' uno sforzo, devo dire, perché i professori scrivono per i colleghi di base. La carriera accademica è dettata dal fatto che ti leggono i tuoi colleghi e anche solo quelli della tua micronicchia. Quindi, per alcuni addirittura, no, meno gente capisce quello che scrivi, più è segno che sei bravo. L'obiettivo del libro invece è stato quello di essere un libro in grado di essere letto dalla persona che è incuriosita sul tema, arriva in stazione, trova il libro alla libreria della stazione e se lo legge durante il viaggio come un momento di arricchimento, di relax. Ecco, devo dire che cercare un linguaggio che fosse rigoroso, perché poi io sono sempre un professore, quindi uno si aspetta che nel libro usi le parole da professore, ma nello stesso tempo che fosse scorrevole, che fosse un libro che leggono anche imprenditori, manager, quindi non persone che vivono di libri oggi. Quello è stato abbastanza complicato, devo dire che mi ha aiutato in parte mia moglie che mi faceva la prima lettura, in parte gli editor della Carocci che erano tutti non laureati in management e quindi erano tutti con formazione umanistica e che quindi dicevano guardi che questo non si capisce, riscriva. Quindi è stato un lavoro di limatura e ecco poi adesso mi direte voi se effettivamente è riuscito. Ecco, una cosa che mi ha dato soddisfazione è stato che effettivamente sono riuscito a raggiungere l'obiettivo di avere amici, imprenditori e manager in giro per il mondo che hanno trovato il mio libro, se lo sono letti in un volo, in realtà mi sono portato a casa delle idee che mi servono. Quindi non è stato il manualone accademico che uno guarda, mette in libreria e dice adesso faccio vedere che ho il cappellari. No, questo è un libro anche agile, no, nella sua scelta, diciamo, dal punto di vista fisico, nel senso che l'editore ha detto guardi che è vietato superare le 120 pagine. Se scrivi di più, facciamo tagliare. E effettivamente avevo scritto 4-5 pagine in più, mi hanno fatto fare il taglio delle 5 pagine. Quindi io ho detto, vabbè, ho scritto qualcosa in più perché era importante. Ho detto, no, non c'è niente che è importante.
se vuole che il suo libro sia letto, deve essere più piccolo, quindi tagli. E fino a che non sono rientrato esattamente nel numero di caratteri che loro prescrivevano, hanno continuato a randellare. Ecco, quindi diciamo, è stato un lavoro di equipe, però tutto sommato ha funzionato, perché oggi sono poche le persone che si leggono le 500 pagine di Cappellari sul marketing. Ecco, qui ho cercato di distinguere quello che racconta a lezione in modo più efficace e scorrevole. Ne so qualcosa, ti capisco benissimo, so che funziona così, però guarda, se hai avuto la riprova di queste persone che ti hanno detto mi sono portata a casa qualche consiglio utile, beh, allora direi che quella è la gratificazione migliore, vuol dire che sì, hai proprio centrato l'obiettivo. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa intervista, io ringrazio di cuore Romano Cappellari, grazie Romano, è stato un piacere conoscerti, averti qua e aver avuto l'occasione di trattare un argomento, ecco, di marketing parliamo spesso per iscritto, però insomma rispetto a questo settore dell'uso dei prodotti di lifestyle, insomma non avevamo ancora affrontato l'argomento e sono contenta di averlo fatto oggi assieme a te, quindi grazie ancora. Grazie a te e allora ci sentiamo per il prossimo libro. Sicuramente, ti prendo in parola, la porta qui è sempre aperta. Io ringrazio gli ascoltatori e vi ricordo che sul mio sito www.periscritto.it troverete il video dell'intervista e nell'articolo inserirò il link al libro di Romano e anche al suo blog, così potete continuare a leggere i suoi articoli e a seguirlo. Grazie a tutti per l'ascolto e l'appuntamento e come sempre per la prossima puntata. Ciao!